cari amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo a Fano al TAG Hotel per un seminario organizzato dalla CNA di Pesaro e Urbino insieme a Master Quality sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Faremo un focus sugli aggiornamenti normativi. Andiamo subito ad incontrare i nostri ospiti. CNA sempre vicino alle imprese, soprattutto quando si tratta di corsi mirati alla sicurezza. Come sta cambiando la situazione? Quali sono le novità? Ma giustamente per CNA la sicurezza nei luoghi di lavoro è un must ormai da tanti anni, sia per proteggere ovviamente i dipendenti delle nostre aziende ma anche i nostri stessi imprenditori. Questo è un periodo in cui le regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro cambiano in maniera importante, velocemente. In questo periodo sono cambiate anche le modalità di verifica, di controllo. E quindi questo è un momento di riflessione importante che la nostra associazione tramite Master Quality, che è la nostra società di scopo per l'ambiente e la sicurezza, ovviamente mette nello stesso tavolo chi deve controllare, le istituzioni e tutti gli stakeholder di riferimento, perché il senso vero di questo incontro è quello di formare una cultura che aiuti i nostri imprenditori ad essere sempre più sicuri, a lavorare in sicurezza per se stessi e per i propri dipendenti e soprattutto anche per rendere i luoghi di lavoro, soprattutto quelli artigianali, dico io, luoghi migliori, perché abbiamo bisogno di riportare i giovani anche nelle nostre imprese, e farlo in sicurezza è ancora un obiettivo primario per noi. Quali sono le novità più evidenti di questo cambiamento di normative? Allora, le normative per quello che riguarda la sicurezza del lavoro, come dicevo, cambiano in maniera veloce e cambiano quasi ogni anno, anche di più. Quest'anno è cambiato il fatto che ci sono situazioni diverse per quello che riguarda la vigilanza, quindi le persone che devono vigilare, oltre all'Ispettorato del Lavoro, anche l'AST, sono qui a questo tavolo perché insieme vogliamo creare un meccanismo che non sia esclusivamente di controllo, ma che sia di creazione comune di una cultura migliore, che aiuti gli imprenditori a crescere. Abbiamo bisogno che il nostro sistema produttivo non sia soltanto controllato per avere la multa, ma che sia formato per creare nei luoghi di lavoro una situazione più consona che permetta poi ai dipendenti e ai titolari stessi di vivere in sicurezza quella che è la grande esperienza di fare impresa. Sì, abbiamo ritenuto di fare questo seminario come cambia la vigilanza, perché da circa 2 anni si sono ampliate le competenze da parte dell'Ispettorato del Lavoro, quindi ritenevamo opportuno mettere al tavolo sia l'azienda sanitaria territoriale sia l'Ispettorato del Lavoro per comprendere da parte di tutti, da parte degli attori che poi devono seguire tutte le tematiche relative alla sicurezza, per quello che riguarda la vigilanza e l'interpretazione anche per i cambiamenti normativi, per i provvedimenti di sospensione, tutto quello che ruota intorno alla vigilanza. Quindi questo convegno ci dà una possibilità di avere dei chiarimenti, perché abbiamo al tavolo il direttore dell'Ispettorato del Lavoro, il direttore dell'azienda sanitaria territoriale, quindi chi meglio di loro per darci delle indicazioni e delle giuste interpretazioni della norma. Quindi ci sarà davvero un lavoro sinergico? Sì, abbiamo proprio ritenuto opportuno fare questo lavoro sinergico e siamo anche soddisfatti di questo, perché la CNA e la Master Quality per la prima volta dopo questo cambiamento normativo mettono al tavolo sia l'azienda sanitaria territoriale e anche l'Ispettorato del Lavoro. Poi abbiamo ritenuto opportuno mettere al tavolo anche l'INAIL per capire anche come stanno andando sia l'andamento degli infortuni sia l'andamento delle malattie professionali, per poi fare una riflessione su quello che dovremmo fare da qui in avanti. Sicuramente c'è molto lavoro da fare e ci dobbiamo rimboccare tutte le maniche, soprattutto anche noi consulenti e professionisti. Ricorre anche il decennale di Master Quality. Sì, oggi tra l'altro ricorre il decennale di Master Quality, quindi per noi è un onore fare questo convegno e avere la presenza di diverse persone, diversi professionisti, il Collegio dei Geometri e tutte le istituzioni. Uno degli obiettivi di AST è tutelare la sicurezza sul lavoro. Esiste un protocollo di prevenzione? Esistono molti protocolli di prevenzione. Una grande innovazione sulle procedure di vigilanza
la stiamo avendo dal piano regionale della prevenzione, che declina il piano nazionale della prevenzione, che mantenendo fermi i principi della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, introduce delle innovazioni nelle modalità di vigilanza, implementando il concetto di assistenza alle imprese rispetto al concetto di vigilanza in senso lato, come fino adesso concepito, e quindi venendo incontro in maniera propositiva alle necessità delle imprese, implementando le capacità innovative delle stesse dal punto di vista della sicurezza e della salute. Quindi trova positivi i cambiamenti innovativi a livello di norme di quest'anno? I cambiamenti sono positivi, dovremo ancora organizzarci per concretizzare i principi teorici in modalità di vigilanza e assistenza come concepiti dal piano regionale della prevenzione. Dottoressa, noi vorremmo sapere qual è il ruolo di INAIL come organo di vigilanza. Allora, INAIL sicuramente è un ente che cerca di collaborare sul territorio con le strutture preposte alla vigilanza, e l'obiettivo finale e ideale sarebbe quello di una stretta collaborazione sia con gli SPSAL territoriali che con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. La nostra mission è quella della presa in carico globale dei lavoratori e una stretta collaborazione col datore di lavoro, in particolare per tutto quello che riguarda i rischi lavorativi. Quindi l'ottica è assolutamente quella di una collaborazione sul territorio per cercare di ottenere i massimi risultati per quel che riguarda la tutela sia dei datori di lavoro che soprattutto in particolare dei lavoratori. Per quanto riguarda l'argomento infortuni e la malattia del lavoro, sono fondamentali, direi, i dati statistici. Le Marche quest'anno hanno un vanto. Dipende dai punti di vista. Diciamo che sul territorio nazionale il nostro vanto è quello di essere al secondo posto per quel che riguarda il numero di denunce di malattie professionali a fronte di un numero di aziende che rispetto al territorio nazionale in realtà non è in pole position. E, come interpretare questo dato? Molto probabilmente c'è una rete territoriale, soprattutto di patronati, molto attiva, quindi una visione di tutela del lavoratore, nonostante, ripeto, il numero delle aziende rispetto alla media nazionale non sia tra le più numerose. Rimane invariato o pressoché invariato il dato che riguarda le Marche proprio in merito degli infortuni, e questo insomma significa che sia da parte delle imprese sia da parte dei dipendenti c'è stata una maggiore attenzione. Assolutamente sì, i dati relativi ad infortuni e malattie professionali in effetti ci danno un quadro abbastanza chiaro. A fronte di un numero di infortuni pressoché costante, abbiamo visto un incremento delle malattie professionali. Questo che cosa ci dice? Che probabilmente la prevenzione finalmente comincia ad essere efficace in ambito aziendale, soprattutto per quel che sono gli eventi infortunistici. Però il numero di malattie professionali tende ad aumentare. Questo ci deve far lavorare in sinergia con datori di lavoro e aziende e con gli organi di vigilanza per cercare di avere un quadro globale, utilizzando anche la collaborazione per quel che riguarda valutazione dei rischi aziendali, cercando di capire e di mantenere entro certi livelli anche i dati delle malattie professionali. Cambiano le normative, cambia anche la vigilanza, ma qual è il ruolo dell'Ispettorato del Lavoro in questo lavoro davvero fatto in sinergia con altri enti? Sì, la ringrazio la domanda perché permette di conoscere meglio l'attività che noi svolgiamo su tutto il territorio nazionale con una sede che abbiamo qui a Pesaro. La nostra attività praticamente si rivolge al mondo imprenditoriale, alla tutela dei diritti dei lavoratori e a quelle che sono il rispetto della legalità sia per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e sia per quanto riguarda, oggi più che mai si sente la necessità di avere
un riferimento per quanto riguarda l'osservanza di quelle che sono le norme di salute e sicurezza, considerato che, ahimè, purtroppo gli infortuni ormai funestano la nostra attività quotidiana e sempre più spesso i media si interessano di casi molto, molto gravi, devastanti per la vita delle persone, per le famiglie, quindi è più che mai necessario avere una presenza costante dell'organo di vigilanza. Il nostro appuntamento termina qua, grazie a CNA, Master Quality e a tutti gli ospiti intervenuti. Io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.